Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria, la cultura si fa finanza. Io sono Luciano Locasto, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa, e oggi sul portale dell'Istituto Svizzero della Borsa presentiamo, presentiamo un nuovo ed incredibile servizio sulle opzioni Weekend Option, il cui autore, Massimo Foglia, è qui con noi e ci presenterà il servizio. Buongiorno Massimo. Buongiorno Luciano, buongiorno a tutti. Ciao Massimo, allora tu sei un, un professionista, un trader professionista, un analista finanziario e per conto dell'Istituto Svizzero della Borsa abbiamo creato il servizio Weekend Option di cui oggi ci mostrerai le specifiche. Weekend Option rappresenta il compenso settimanale dell'investitore rivoluzionario come, come da titolo di questo webinar e adesso in questa sessione ci mostrerai il perché. Se sei d'accordo, Massimo, io ti assegno il controllo dello schermo, così ci addentriamo da subito in quello che è il servizio Weekend Option. Certamente. Prego, Massimo. Vediamo il tuo schermo. Ottimo. Perfetto. Seguiamo eh, questa, eh, questa, diciamo, questa presentazione per... Eh, per eh, indicare un po' le domande che chiunque eh, ascolti questo webinar eh, può, può avere in mente. Innanzitutto, innanzitutto la, la mia formazione e il mio background. Eh, io vengo dal risparmio eh, gestito, sono un analista finanziario di tipo quantitativo e un risk manager. Eh, ho fatto un'esperienza di 11 anni circa in diverse realtà del risparmio gestito. Ehm, dal 2010 lavoro in ZEIGOS come analista finanziario e formatore. Sono trader eh, professionista eh, dal 2009 con un track record in una piattaforma eh, solida come Interactive Brokers dal 2014. Eh, quali sono eh, essenzialmente gli aspetti eh, che eh, mi hanno fatto maturare in questi anni? Innanzitutto, come, come tutti quelli che approcciano il trading eh, con eh, obiettivi alti di eh, rischio rendimento, eh, il primo approccio solitamente è con strumenti a leva di tipo direzionale come i futures. Eh, l'approccio non, non è stato dei più, eh, dei più proficui, soprattutto per, per l'aspetto delle stop loss, in, infatti con i futures eh, quando si sbaglia la direzione occorre sempre mettere una stop loss e eh, molte volte, in molte occasioni eh, la stop loss viene toccata e poi magari il mercato va nella direzione eh, che avevi, avevi eh, previsto. Ecco, questa cosa non l'ho mai digerita, nel senso che poi eh, quando uno registra un'operazione in perdita, poi viene spinto a forzare altre operazioni per cercare di recuperare e quindi fa degli errori anche per, per questo aspetto. Eh, il secondo punto, perché un approccio discrezionale e eh, non un approccio sistematico, eh, quindi un, eh, un trading system e così via. L'approccio discrezionale è essenzialmente per avere eh, il pieno controllo sulle posizioni che si aprono. Con un approccio sistematico eh, ci sono, vengono individuate delle regolarità e poi si eh, definiscono i trading system che eh, rilevano questa regolarità e cercano di ottenere profitto eh, dall'andamento direzionale de dei mercati. Ecco, con l'approccio discrezionale si è estremamente liberi nel scegliere il tipo di strategia in qualsiasi contesto, in base al sentiment, in base agli eventi che ci sono, che sono previsti nella settimana o nel mese e così via. E quindi l'approccio discrezionale consente di eh, scegliere la strategia opportuna di volta in volta ed è eh, quello che preferisco per queste motivazioni. L'approccio ispezionale però d'altro canto eh, ha un bias sulla, sulla, sulla mente sostanzialmente perché eh, quando si hanno troppi sottostanti non si riesce a focalizzare eh, quando ci sono movimenti repentini di questi sottostanti. Immaginate un portafoglio con 30-40 azioni, eh, ecco il mercato viene giù per un rischio eh, che emerge di tipo sistemico, ecco io con, con, eh, quando ho questi, questi sottostanti, eh, rischio di eh, focalizzarmi eccessivamente su singoli aspetti di tipo fondamentale o tecnico dei singoli titoli e non sul, eh, sul focus principale del mercato. Ecco, con pochi sottostanti invece si riesce a eh, monitorarli con più efficacia e eh, la diversificazione viene fatta per strategia, non per sottostante. Ehm, le strategie che eh, implemento eh, sono a perdita massima limitata o con break even distanti da livelli correnti, quindi break even sono i livelli da cui parte la perdita sostanzialmente, quindi eh, break even distanti significa che prima di arrivarli il mercato deve fare un po' di strada. Eh, non dirò mai che eh, nel, nel mercato le opzioni si sì, eh, guadagna eh, assumendosi, eh, assumendosi bassissimi rischi, l'aspetto eh, più eh, pericoloso eh, che c'è è quello della compiacenza, cioè il fatto di sottostimare dei rischi eh, che, che ci sono, che sono presenti. E quindi come, come si fa a eh, gestire una situazione, una posizione che comunque ha dei, dei rischi latenti, eh, o limitando la perdita massima oppure eh, allontanando il più possibile i livelli di break-even? Dove ci sono strategie diverse con l'opzione si può fare praticamente tutto, ehm, diciamo che ci sono strategie che fanno stare molto più tranquilli eh, perché hanno una perdita massima predefinita e ci sono strategie che invece eh, devono essere monitorati perché se il sottostante fa eh, un movimento repentino e molto significativo occorre intervenire. Un altro aspetto non trascurabile eh, è il fatto di avere del tempo libero per leggere, fare approfondimenti. A me piace molto, eh, il, piace molto tutto ciò che riguarda i mercati finanziari, quindi leggo eh, report di ricerca eh, e eh, mi piace anche avere tempo libero per curare i miei hobby. Eh, voglio puntualizzare una cosa, che quando si assumono maggiori rischi... Non sempre, anzi spesso, eh, parlo per esperienza personale, spesso mh, non c'è la garanzia di maggiore profitto, anzi si è invischiati nel dover seguire costantemente il mercato, eh, si aumenta lo stress e non c'è assolutamente alcuna garanzia che si possa ottenere un risultato maggiore rispetto a, a, ad assumersi dei rischi congrui, dei rischi moderati. Perché le opzioni? Le opzioni in parte ho già risposto, essenzialmente perché sono gli strumenti più tolleranti verso l'errore. Con gli strumenti eh, direzionali, future e TF alleva, io devo comunque eh, individuare una direzione del mercato e se sbaglio la direzione, difficilmente esco dalla posizione con un profitto o eh, diciamo, eh, comunque vado in perdita con la stop loss. Con le opzioni, Paradossalmente, anche se sono in errore, eh, con una gestione opportuna della posizione posso riuscire a eh, ricavare un lieve profitto da una view totalmente sbagliata ed è questo un aspetto che è tra i maggiori punti di forza, punti di, forza delle, di questo strumento derivato. Sono uno strumento più flessibile in assoluto perché oltre a una view eh, rialzista o ribassista, può eh, anche essere implementata una view più blanda, di un andamento più blando a ribasso, a rialzo, oppure di eh, andamento laterale. Eh, io posso prevedere una, un aumento della volatilità, una diminuzione della volatilità e ho le opportune strategie da implementare per ciascuna di queste, di queste view. Perché le opzioni settimanali? Qui siamo un po' nel, nel novero delle, eh, delle scelte di gusti. Eh, sostanzialmente eh, le strategie di più ampio respiro eh, rischiano, eh, fanno emergere dei rischi solitamente inferiori, eh, però eh, su un orizzonte mensile, per esempio, anche, o anche trimestrale, c'è una maggiore incertezza sulle variabili che possono muovere il mercato. Quindi al di là del range ipotizzabile per un indice, per l'SP 500, per esempio. Eh, ci sono degli aspetti che possono intervenire che possono modificare il sentiment degli investitori eh, sulla settimana questo è molto più controllabile quindi ehm, settimana dopo settimana eh, il mio intento è quello di individuare dei range plausibili del, dei range non solo di, eh, di livello ma anche di volatilità plausibili per l'SP 500 e eh, determinare la strategia opportuna su questo, eh, su questo periodo che è, è limitato. Eh, su orizzonti più lunghi, paradossalmente, io eh, farei più aggiustamenti perché magari vedo emergere una variabile che muove il mercato in una direzione, quindi mi aggiusto a rialzo e poi questa eh, variabile viene a scemare nei giorni seguenti e mi aggiusto a ribasso. Ecco, sulla settimana questi movimenti eh, vengono. Eh, sostanzialmente limitati a quello che può succedere in cinque giorni, giorni di trading e non oltre. E poi, altro aspetto, ho riscontro immediato della bontà della, della mia strategia, eh, mentre sul mese devo aspettare eh, ovviamente che passi del tempo prima che arrivi il settlement, il settlement della, relativo alla scadenza delle opzioni implementate. Perché l'SP 500 eh, ho provato diversi sottostanti, ho provato diverse strategie. L'SP 500 è assolutamente l'indice più liquido, più importante, eh, più continuo. Eh, che dà la possibilità di operare in opzioni per 23 ore su 24. Quindi, quando ci sono, ad esempio, le elezioni americane o eh, il referendum sulla Brexit. Ecco, sull'SP 500 era possibile operare dalle ore 24 italiane. Mentre su sulle altre opzioni, sugli altri sottostanti non era, non era possibile farlo eh, nel continuo intendo che comunque l'andamento tende ad essere non procedere per gap cosa che invece succede per i singoli titoli eh, o per eh, altri, eh, altri strumenti come future sul petrolio e, e altre commodities per esempio eh, per gap ci va eh, il eh, tratta solitamente il fuzzi MIB, quindi dalla sera alla mattina posso avere anche dei gap importanti. Se S&P 500 operando, comunque eh, quotando praticamente tramite il future nel, nel continuo, eh, limita, limita queste, eh, questi andamenti a diciamo, balsi, e quindi questo rende più efficiente l'operatività attraverso, attraverso l'opzione. Massimo, perdonami se ti interrompo. Il fatto che, che ci siano raramente dei gap sull'SP è qualcosa di davvero importante, non trascurabile per noi che seguiamo weekend option, giusto? Sì, sì, diciamo che eh, la, un anno fa, diciamo febbraio-marzo, i gap ci sono stati anche sull'SP, però, per gli altri indici azionari sono, certo. sono stati ben maggiori. Diciamo che eh, dipende un po' dalla strategia che ho aperta. Diciamo se io ho una strategia che ha eh, comunque un break even lontano, e con quel gap io arrivo a quel break even, ecco, devo sapere che eh, devo intervenire immediatamente. Certo, eh, certo. questo, questa è un po' la conseguenza: cioè il gap non è eh, di per sé assolutamente, assolutamente deleterio, però, ecco, è meglio, è meglio gestirlo. Eh sì, con, sì, sì. Po Ovviamente, poi tu conosci tutte le manovre di correzioni da portare all'occorrenza. Sì, quindi, sì, sì, certo. Sì, sì. Dime. No, no, prego. No, no, prego, eh, prego, prego. L'approccio la, che seguo eh, quindi è un approccio di, eh, di tipo discrezionale eh, orientato ai fondamentali. Eh, fondamentali perché un po' per, eh, per mia formazione, diciamo che eh, l'analisi tecnica eh, intesa come medie mobili, indicatori di ipercomprato, ipervenduto comunque la, la vedo però la, la utilizzo come eh, supporto secondario rispetto alle eh, news, eh, le informazioni di tipo fondamentale. Per esempio sull'SP 500 eh, ho sviluppato un modello di, eh, di fair value che parte da, da yen in per share, quindi dagli utili futuri eh, dei titoli componenti e eh, tramite diciamo, lo sconto Tassi privi di rischio più spread sostanzialmente, eh, si ottiene un valore fair dell'indice SP 500. Questo assolutamente non vuole dire il livello a cui l'SP 500 deve quotare day by day, però eh, è un po' un, un, punto, eh, un punto da tenere a mente eh, quando il mercato si discosta in modo sensibile. Eh, lo scorso anno eh, è successo in quattro occasioni che il gap era, si era ampliato fino a 4, 5, 6% e i giorni seguenti, i giorni seguenti ha poi eh, l'indice S&P 500 inteso come quotazione dell'indice di mercato ha, ha fatto convergenza su questo valore, valore fair diciamo quello che è successo recentemente è che c'è stato eh, un po' il percorso inverso cioè gli analisti hanno alzato le stime eh, dei, degli utili futuri delle aziende componenti dell'SP500. Quindi c'è stata più una convergenza del, eh, del valore fair verso il valore di mercato che, che il contrario. Comunque tuttora il valore di mercato è superiore rispetto al valore fair, non di molto, eh, l'ultima rilevazione vedeva circa un 2%, però comunque è tuttora superiore. L'approccio quindi fondamentale deriva un po' dalla, dalla mia formazione, da quello che eh, reputo come più, eh, più importante come eh, market mover eh, di, degli indici di mercato. Ehm, quindi leggo report di ricerca, cerco di essere aggiornato sulle news che muovono i mercati, quindi se ci sarà eh, un evento, se gli operatori attendono le parole di Powell, ecco, il focus è quello. Quindi eh, aspetto prima di prendere posizione, magari che ci siano no news da questo punto di vista. Se invece, invece il focus è sulle trimestrali, eh, allora il movimento del mercato sarà più eh, dato dalla media dei movimenti relativi ai singoli titoli che possono andare in direzioni diverse invece quando c'è un movimento di tipo sistemico e quindi quando viene venduto tutto il basket di titoli S&P 500 perché ad esempio vengono venduti gli ETF eh, allora lì non, non c'è eh, stock picking che tenga lì viene venduto tutto anzi i titoli che pesano di più dell'indice sono quelli che vengono venduti di più quindi un po' il focus individuare il focus del mercato giornaliero è secondo me una, un obiettivo eh, fondamentale che bisogna avere giornalmente. Che tipo di strategia implemento? Eh, abbiamo detto opzioni weekly sull'SP 500, eh, ci sono eh, diverse strategie, da spread verticali, eh, spread di calendario, spread diagonali, che comunque quando eh, scrivo i segnali operativi nel servizio weekend option, comunque dettaglio... Nello specifico, in tutte le variabili, eh, la vendita ecco la parte più pericolosa dell'operatività in opzioni è la vendita di opzioni Naked, cioè eh, non coperte, cioè vendo una put, eh, vendo una call. Ecco eh, ovviamente, questo nel caso di view corretta eh, consente di ottenere i maggiori profitti. Qual è il compromesso che, eh, che seguo? È quello di combinarla questa opzione naked scoperta con una strategia che consente di ottenere un profitto prima di raggiungere quel livello critico. E quindi se l'SP500 adesso quota 4200, io voglio vendere un'opzione Naked da 4250, farò in modo che eh, da 4200 a 4250 il mio eh, portafoglio ottenga un guadagno eh, prima di arrivare a quel livello critico 4250. Quindi questo consente di ridurre in modo sensibile il rischio e lo si vede anche dai margini richiesti dal, dal broker quando, quando si implementano le posizioni. Quindi si ha una richiesta di margini molto inferiore rispetto a aprire semplicemente un'opzione naked ad un certo livello. Eh, occasionalmente, eh, ma eh, in questo caso faccio solamente strategie a perdita massima predefinita, Opero eh, su eh, singoli titoli americani attraverso spread di calendario o spread diagonali. Perché eh, non opzioni naked? Perché, come detto precedentemente, sui singoli titoli i movimenti possono essere molto più rilevanti, quindi esce una news, cambio di management trimestrale, eh, richiamo di auto perché sono difettose, eccetera, eccetera. Ecco, il titolo è molto più soggetto al gap e a movimenti molto più eh, repentini e significativi. Cioè, guardate l'andamento di Tesla, eh, guardatelo eh, a, a marzo, ecco, ha fatto mh, in, in due giorni praticamente, ha fatto eh, più 20, meno 20, un qualcosa del genere. Quindi eh, questo con l'SP 500 non sarebbe, non sarebbe possibile. Diciamo che con l'SP 500 c'è stato il famoso... Lunedì nero del 19 ottobre del, dell'87, ecco che l'indice aveva perso il 22,5-23% circa, eh, però ecco era veramente un altro mondo, un altro mercato. Eh, non c'erano limiti alla variazione giornaliera dell'indice. Adesso, eh, quando eh, si supera il 5%, vengono bloccate le negoziazioni, poi riprendono. Se si tocca il 7%, vengono ribloccate nuovamente. Ecco, ci sono. Una serie di, eh, di eh, opportuni correttivi che consentono a, agli operatori e agli investitori di, eh, di ragionare anziché di agire d'impulso essenzialmente. Le fonti Perfetto, di profitto. Perdonami eh, se ti eh, sbattendo quella che è la scaletta, però. Sì, sì. Allora. Um, abbiamo parlato di weekend option, quindi un'operatività sul settimanale che ci dà la possibilità di godere da subito di quella che è la bontà della strategia e di incassare dei premi, il compenso settimanale appunto dell'investitore rivoluzionario. Ora, prima di procedere con le fonti di profitto e di rischio eh, che, che sposteremo nella seconda parte di questo webinar. Potresti per favore mostrarci a che tipo di, di che tipo di compenso stiamo parlando compenso settimanale stiamo parlando. E poi andiamo a vedere passo dopo passo le fonti di profitto di rischio e anche l'operatività, magari anche sulla piattaforma. Però per il momento potresti darci un'idea dei risultati prodotti da weekend option, per favore, Massimo. Sì, senz'altro. Allora, eh, il, il portafoglio. Ah, Questo è il mio track record. Ok, il track record parte dal 2017 perché, ehm, come dicevo all'inizio, ehm, avevo fatto anche provato altri sottostanti. Quindi, diciamo che non, non c'era una tecnica ehm, consolidata eh, sull'SP 500 eh, che eh, attutisse anche eh, il, il rischio di drawdown. Dal 2017 sono quattro anni eh, di, di track record, quattro anni e qualcosa. Eh, il rendimento eh, lordo tasse, perché qui si parla comunque di un broker estero, eh, è, mh, come vedete, 993% cumulato. Eh, I rischi mh, me li sono presi, ovviamente, perché altrimenti non si raggiungono questi, questi numeri. La volatilità giornaliera del 2,14%, che corrisponde a una volatilità annua di circa il 34%. Lo sharp ratio, quindi il rapporto tra rendimento e rischio, quindi quanti, quante unità di rendimento si ottengono per una unità di rischio, una unità di standard deviation, è dell'1,77%. Eh, andando a vedere i trimestri, i singoli trimestri e, e i singoli mesi, diciamo che il confronto in questo caso viene fatto con l'SP 500, che è il, il sottostante che, eh, che seguo e su cui lavoro quasi esclusivamente. Ecco, L'andamento dei trimestri è oscillato un po' tra eh, il meno 25 del primo trimestre 2018. Eh, a più 56 più 61, ad esempio rispettivamente nel quarto trimestre 2020, nel quarto trimestre 2018, quindi 2018, quell'ultimo trimestre che, eh, come, come si ricordano in molti, è stato molto negativo per i mercati eh, azionari, eh, comunque per me è stato molto positivo. Perché assolutamente qua non, non, non dipendiamo dalla direzionalità eh, del, dell'indice, cioè si eh, semplicemente una view che in parte può essere direzionale ma eh, eh, un aumento di volatilità può essere molto positivo perché la, la, la volatilità si può vendere e quindi si può incassare da, da questa vendita quindi l'oscillazione sul rendimento trimestrale eh, c'è eh, comunque annualmente ecco i rendimenti sono, sono questi 77 2020 121 2019, 53 2018 e 42 per cento del 2017. Complimenti, Massimo. E in una settimana ideale, eh, quale, quale compenso potrei aspettarmi da Weekend Option? Eh, allora, il servizio Weekend Option sul, sul sito è partito il 30, il 30 aprile, eh, attualmente, quindi, diciamo il portafoglio simulato che. In pratica implementa tutte le strategie che, eh, che scrivo, che scrivo sia come apertura sia come aggiustamento e così via, il portafoglio simulato ora vale eh, 21.100 eh, e quindi abbiamo un rendimento ecco, 21.136. Abbiamo un rendimento di. Eh, Cinque, Questa è la piattaforma cinque, di Interactive, Interactive, giusto? Interactive Brokers, sì, diciamo, questo sì. è il portafoglio così, così com'è in base alle posizioni alle posizioni che abbiamo aperto che sono e che sono tutt'ora tutt'ora aperte. Eh, quindi una settimana eh, diciamo un 5% eh, per cento al mese eh, ci sta eh, ci sta tutto come obiettivo di rendimento. Eh, ci sono ovviamente su quattro settimane mediamente al mese possiamo aspettarci una settimana negativa e, e tre certo. positive che possano comunque certo, certo. arrivare a quel risultato, a quel risultato finale. Eh, diciamo che ehm, in, eh, le strategie eh, che indico, eh, che indico nei, nei segnali operativi sono strategie che comunque... Già a priori eh, definiscono un, un livello o un range di intervento. Quindi eh, si potrebbe eh, assolutamente diciamo, avere un, una, un, ala un alarm quando l'indice raggiunge quel livello e, e poi eh, operare. Quindi non c'è la necessità di, di avere una. Una presenza assidua sui mercati. Cioè gli interventi che servono sono interventi limitati, ma già prima di uh, aprire la posizione, già so quali sono i livelli che, che sono critici per il mio portafoglio. Essenzialmente quali sono i livelli critici sono i livelli eh, dove, che eh, mi fanno avvicinare all'area di perdita. Questo è un po' il payoff da qui a fine maggio, quindi altri tre giorni sostanzialmente. Come vedete io ho il picco eh, un'entrata ulteriore di circa eh, 4000 dollari eh, se l'indice dovesse arrivare a eh, 4050 giù di lì eh, poi inizia la discesa. Ecco, io devo essere eh, nelle condizioni di intervenire quando, quando inizia la discesa subito subito dopo l'inizio della discesa. Attualmente certo. siamo a 4002 certo. ad un a un livello molto, molto distante. Ecco, questo per renderci un po' ehm, conto di come, eh, di come siamo messi e quali sono le, eh, diciamo, gli elementi di rischiosità da considerare. Certo, certo. Io comunque a breve ti farò delle domande particolarmente scomode, in cui vedremo sì, sì, nel, dettaglio, <ride> nel dettaglio come, come si sviluppa il servizio e la tua operatività. Allora mi riprendo un attimo il controllo dello schermo. Stiamo parlando di Weekend Option, il compenso settimanale dell'investitore rivoluzionario, un metodo unico di un professionista unico, Weekend Option è in promozione esclusiva, stiamo parlando di un'offerta lancio per il lancio del servizio. Quindi inviate un WhatsApp o un SMS al 320-875-6444 con scritto weekend option, lancio servizio, offerta weekend option, massimo foglia, come preferite. 320-875-6444 per un servizio unico e imperdibile che vi garantirà compensi settimanali per gli investitori rivoluzionari. 320-875-6444. Allora, Massimo, in questa seconda parte del webinar ci cioè, addentreremo sempre di più nell'operatività, io ti farò delle domande scomode come anticipato e vedremo anche quali sono i rischi, come, come, si è, come si è comportato il servizio nei periodi più particolari, quali ad esempio il coronavirus. Io però adesso ti rilascio il controllo dello schermo così che tu possa continuare la tua esposizione, io di volta in volta te lo anticipo, ti interromperò. <ride> va benissimo, va benissimo. Prego. Allora, ripartiamo dal, dalle fonti di profitto e di rischio. Eh, qual è la fonte principale di profitto? La fonte principale di profitto è il cosiddetto TETA, vale a dire la svalutazione delle opzioni eh, in termini di valore temporale. Eh, il Theta è il principale alleato di chi investe in opzioni, eh, eh, il DELTA invece, vale a dire la dipendenza dal sottostante, che è l'unica fonte di rischio e di rendimento di chi opera in futures, invece è un qualcosa da tenere a bada sostanzialmente è il passare del tempo che mi fa guadagnare e non la, o non solo, ma in minima parte la direzionalità del mercato. Il delta infatti eh, eh, nei, nelle strategie che eh, implemento eh, è piuttosto basso, eh, quindi non c'è mai un rapporto di 1 a 1 tra variazione del sottostante e variazione del portafoglio, come può essere, come può essere eh, per i future, ecco, considerando anche l'effetto leva, diciamo uno a uno in quel senso ehm, il delta del mio portafoglio diciamo che oscilla in, in, aggiustati proprio come valore eh, come valore monetario da meno 30 più 30 quindi sostanzialmente ogni punto indice il mio portafoglio eh, guadagna o perde 30 dollari ecco non di più eh, se c'è un delta maggiore è perché questo delta è eh, su opzioni che stanno out of the money, che sono distanti. E quindi il passare del tempo mi fa, eh, mi fa svalutare in modo accelerato quelle opzioni. Eh, quindi, mh, questo magari è un discorso piuttosto tecnico, però, diciamo il, la fonte principale del, del profitto del, di questo portafoglio, di queste strategie. È il semplice passare del tempo e non la direzionalità, la direzionalità dei mercati del sottostante SP500 in questo caso. Eh, L'intervento di aggiustamento va fatto eh, quando il delta diventa eh, elevato e le opzioni vanno. Le opzioni, diciamo, che ho venduto, per esempio, vanno eh, in demani e non sono eh, sufficient sufficientemente coperte. In questo caso occorre. Eh, fare gli aggiustamenti per eh, ridurre il delta, ridurre il rischio. Quindi l'esempio eh, che vedevamo prima sul eh, portafoglio attuale, ecco, in prossimità del livello 4050, eh, se l'indice dovesse scendere ulteriormente, occorre fare degli interventi perché lì ci sarebbero due opzioni naked, eh, due opzioni che iniziano a remare contro, ecco, man mano che l'indice scende. Tra track record abbiamo parlato. Parliamo del servizio eh, Weekend Option, eh, il servizio, come dicevo, è stato lanciato eh, il 30 eh, aprile eh, e eh, le, i segnali finora hanno riguardato solamente eh, opzioni settimanali sull'SP 500. Eh, abbiamo eh, implementato quattro strategie con diversi aggiustamenti in questi, in questi 25 giorni. Eh, I segnali operativi riguardano i singoli titoli, come abbiamo detto, però con una potenzialità di rischio e anche di rendimento quindi inferiore, perché per quelle caratteristiche che, peculiari che hanno i titoli rispetto a un indice solido come l'SP 500. La frequenza dei segnali è tipicamente settimanale, però come è successo, eh, quando bisogna fare gli aggiustamenti, eh, si possono fare in qualsiasi momento della giornata anche eh, in, eh, in più volte la settimana. E quindi eh, la tempistica per l'apertura di nuove strategie è settimanale eh, o, o simile, diciamo. Per quanto riguarda gli aggiustamenti dipende un po' eh, da, dall'andamento degli indici, L'andamento del sentiment e eh, da diverse variabili che magari mi fanno presagire che c'è un aumento di volatilità, che c'è una possibilità di un andamento molto più frenetico dell'indice e così via. L'abbonato, la, scusami Massimo, ha comunque tempo di inserire la correzione? Sì, assolutamente, sì sì, la, la correzione... Il servizio come eh, perché inserirlo, in, inserire l'ordine il venerdì è, è molto comodo, si è già preparati all'inserimento dell'ordine. Per sì. la correzione invece, tempo ne, ne abbiamo? Sì, diciamo che eh, c'è il messaggio che viene pubblicato sul sito, il messaggio Telegram, diciamo che comunque esatto. eh, quello che eh, bisogna, bisogna fare il eh, mio consiglio di mettere degli alert eh, in prossimità delle aree di intervento che eh, indico quando si apre la strategia. Quindi, no, okay. quando si Quindi apre la strategia, anche eh... le aree di intervento in modo tale sì, che esatto. l'abbonato sia preparato all'eventualità esatto. di apportare una modifica date e poi eh. indicata. Sì, esatto. e allora in quel caso è facile, cioè l'abbonato deve aspettarsi qualche aggiustamento se siamo grosso modo in quell'area. Eh, ecco, diciamo, ho, in, ho incollato l'esempio di una strategia su cui abbiamo fatto degli aggiustamenti ed è eh, la strategia che è tuttora aperta, che eh, scade a fine, a fine mese, quindi tra. Eh, tre giorni, eh, il put front ratio spread 4150-4.050, aperto inizialmente con l'acquisto di una put più alta 4150 e la vendita di due PUT più basse 4.050. Ecco qui come dicevo precedentemente c'è la vendita di un'opzione in più rispetto a quella acquistata. Eh, ma abbiamo un'area di profitto di 100 punti, cioè prima che arrivi macinare perdite la seconda put io comunque incasso 100 punti che sono 5.000 dollari quindi ho un cuscinetto eh, ben ben per da per, per fare <ride> per fare delle, delle posizioni di copertura a ribasso poi visto come si è mosso l'indice eh, settimana scorsa gli ultimi due giorni della settimana scorsa eh, per Ottenere qualco, qualcosa, questa strategia che è stata aperta a costo zero, quindi non c'è stata alcuna uscita finanziaria per aprirla. Per ottenere qualcosa, ho venduto una, un put spread quindi, come, come si vede tra i trade corollari, eh, c'è la vendita di un put spread, cioè una vendita di un ulteriore put 4050 e l'acquisto di una put 3006. Questo mi ha fatto incassare 10 punti. Ecco e quei 10 punti più i 3 all'apertura, quindi in realtà all'apertura c'è stato un incasso. 13 punti sono attualmente quello che mi ha fatto incassare questa strategia con il relativo aggiustamento. Il livello di intervento inizialmente io l'avevo individuato come 4020 perché avevo solamente una put che viaggiava sotto eh, 4.050, una put scoperta. Adesso con la vendita di un'ulteriore put 4.050 devo eh, premunirmi prima perché ho due put che a 4.050 iniziano a, a viaggiare, viaggiare in negativo. E quindi in questo caso eh, il livello di intervento 4.070 bene metterlo eh, come alert eh, sul future dell'SP 500 in modo eh, da, da essere pronti per eh, inserire l'eventuale aggiustamento. Il livello di break even quindi si è spostato verso l'alto, eh, diciamo reputo molto improbabile ecco, che si vadano a testare questi livelli, però eh, tutto, tutto è possibile come come può sapere diciamo, chi, chi opera sui mercati, eh, il profitto massimo è che cosa che difficilmente avviene perché l'indice deve fare settlement se, eh, esattamente 4050, quindi i 650 dollari incassati finora più i 5000 dollari di quei 100 punti 4150 4050, il profitto corrente quando ho inviato l'aggiustamento quindi il 21 maggio venerdì, eh, era 466 dollari che è salito ulteriormente eh, come, eh, come si è visto anche dal, eh, dalla simulazione del portafoglio. E poi metto sempre un commento per dire eh, diciamo, il, la razio di questi trade d'aggiustamento e eh, il commento iniziale vale a dire quello che mi ha fatto aprire la strategia. Quindi ci attendiamo un indice piuttosto volatile da qui a fine maggio ma che non scenderà sensibilmente rispetto ai livelli attuali. Quindi quando si fa un put front ratio spread essenzialmente la view è da laterale a moderatamente ribassista. Ecco, diciamo, non non mi aspetto un tracollo perché altrimenti non andrei a vendere una, una seconda put ma essenzialmente comprerei, comprerei un, un put spread se devo assumere una una view eh, decisamente ribassista eccezionale quindi, massimo davvero eccezionale e, quindi prego continua per, pure. Eh, per diciamo vedere un po in prospettiva questo servizio la view del mercato ehm, la domanda che ci si può porre è questa meglio essere rialzisti ribassisti o attendisti come dicevo eh, poco fa, il modello del fair value, che è solamente una guida, eccetera, eccetera, indicativa perché il mercato eh, cioè, lo disattende in modo anche significativo, il modello del fair value dice che l'indice è sopravvalutato di circa 2%, ma può essere benissimo che eh, le stime degli analisti sugli utili futuri... Dei, dei titoli che compongono il SP500 vengano riviste nei prossimi mesi perché la ripresa è più solida di quanto si prevede, quindi è meno temporanea di quanto si preveda in, in America e quindi duri per più trimestri rispetto a quanto si possa prevedere oggi. Quindi eh, le, diciamo le, le, gli earnings per share, gli utili per, per azione eh, so, saranno necessariamente rivisti in rialzo. Con le opzioni, eh, io non devo necessariamente rispondere eh, a questa domanda. O meglio, posso vedere come, come vanno le cose, posso tallonare l'indice e eh, assumere anche un comportamento di tipo attendista, cioè far sì che il passare del tempo giochi a mio favore. Quando c'è un aumento della volatilità, eh, magari. Apro col front ratio spread, quindi vendo due opzioni, ne compro una per ottenere un incasso maggiore dalla vendita e volatilità. Quando invece eh, mi aspetto una, un rialzo della volatilità, quindi siamo in una situazione di volatilità bassa, ma aspetto un rialzo, posso operare con strategie che beneficiano di questo rialzo della volatilità, come possono essere gli spread di calendario e gli spread diagonali di cui uno. Diciamo, è stata data indicata l'apertura eh, ieri, la giornata di ieri. Quindi, con le opzioni, si può guadagnare anche quando il mercato ha un andamento blando oppure semplicemente non ha un trend. Il semplice passare del tempo. Ehm, la gestione della posizione è fondamentale. A volte si perde eh, per un eccesso di prudenza, nel senso che ci si copre eh, eccessivamente da un andamento del mercato verso un'area critica per questo eh, le aree critiche solitamente vengono, vengono poste a debita distanza eh, da livelli attuali per far sì che ci sia una minimizzazione di un eccesso di zelo eh, vogliamo lo chiamare così cioè eh, copertura eccessiva quando il mercato rischia di andare nella direzione delle perdite eh, sulla SP500 eh, la mia view attuale eh, è una view eh, molto incerta, quindi non, senza vergogna di, di ammetterlo. Eh, secondo me ci sono forti basi per eh, la prosecuzione di un trend rialzista, però mi aspetto che questo trend rialzista eh, non, non vada, diciamo, vada come un treno, quindi mi aspetto comunque una pausa. Eh, anche se i ritracciamenti saranno limitati non aspetto una variazione significativa a, a ribasso de, dell'indice nelle prossime settimane semmai de, dei piccoli storni 1-1,5% 2% mh, ecco, quest'ordine di grandezza quali sono i game changer? questa è una domanda è molto, è molto importante quali sono i game changer? cioè eh, i gli elementi che possono cambiare il gioco, che possono far deragliare la crescita degli indici azionari americani e eh, l'SP 500, è il principale indice azionario americano. Ecco, e senza, a, a questo punto, eh, con eh, il virus messo a bada, tra virgolette, perché comunque i vaccini di nuova generazione, come eh, i, i vaccini a mRNA, eh, si eh, riesce, si riuscirebbe a. A eh, cambiare il, il codice in modo molto rapido, anche al, al variare delle, eh, delle mutazioni delle, del virus, quindi all'aumentare le varianti. Eh, questo modo di eh, cambiare i vaccini eh, renderebbe, eh, renderebbe le varianti ecco ingabbiate da questa possibilità di intervento abbastanza rapida. Quindi, io questo lo vedo non lo vedo come un game changer che può magari po portare a de delle situazioni problematiche in alcuni paesi emergenti, ma non, non lo vedo come un problema per l'indice S&P 500. Come un problema invece eh, vedo assolutamente vedo eh, l'inflazione e la possibilità che i tassi di interesse americani inizino a scontare delle aspettative di inflazione eh, significativamente eh, più alte dei livelli attuali quindi questa inflazione che la Fed che paga e continua a dire eh, è temporanea e noi manteniamo l'accomodamento eh, finché, finché non, ci sa, non ci sarà comunque un andamento del, del, del mercato del lavoro verso la piena occupazione eccetera eccetera ecco eh, i dati possono smentire questa, questa aspettativa eh, perché ecco perché l'inflazione può eh, mostrarsi pu più resiliente eh, e quindi più viscosa, tra virgolette, rispetto a quanto possa, possa pensare la Fed. Attualmente il mercato sta credendo, sta credendo alla Fed, eh, però ecco, siamo, eh, sulla, eh, siamo abbastanza diciamo, in bilico, perché eh, diciamo, se eh, ci sono questi costi e materie prime che perdurano, questi colli di bottiglia nei processi produttivi non solo manifatturieri, che comunque fanno aumentare i prezzi dei semilavorati e quindi eh, i prezzi alla produzione. Ecco, ecco che eh, pian, pian piano l'inflazione si trasferirà anche sui salari e eh, questo, quando succederà questo, quando succederà questo, allora l'inflazione diventa assolutamente persistente e non temporanea come è. Come pensa attualmente come dichiara da mesi la Fed. Quindi questa è un po' la mia view e quindi un'attenzione particolare alle giornate in cui si alzano i tassi i rendimenti dei treasury e in cui escono i dati sull'inflazione americana, come sono usciti dieci giorni fa, che hanno determinato diciamo quello shock. Eh, quello shock, eh, diciamo, sul, sul mercato, diciamo, eh, intraday, eh, ecco, secondo me questi sono momenti, momenti molto importanti. Eh, quello che può succedere è che la Fed eh, inizi il, il, taper, il cosiddetto tapering, cioè la riduzione degli acquisti mensili eh, di titoli di Stato e altre obbligazioni. Eh, inizi il tapering non come previsto attualmente nel 2022, ma magari alla fine di quest'anno. E qui eh, tutto va eh, a cascata. Eh, questo lascerà prevedere un, um, un rialzo dei tassi anticipato rispetto a quanto prevede la Fed. Attualmente prevede, eh, non prevede nessun rialzo eh, prima del 2023. Quindi diciamo siamo. A ben due anni dal, dal primo rialzo dei tassi, che sono allo zero, quindi eh, questo può, fare, può spostare tutto più in avanti, più in anticipo. E allora, in quel caso, anche eh, le azioni soffrirebbero perché eh, i tassi di interesse più alti significa che, comunque, eh, diciamo, i, nei bilanci delle aziende eh, ci saranno più costi per interessi. Eh, il profilo rischio rendimento degli investimenti sarà penalizzato eh, eccetera eccetera quindi eh, la, la conseguenza non sia solamente sulle obbligazioni ma sia anche sulle, su, sugli indici azionari eh, finché c'è una ripresa sostenuta quindi quando il mercato cresce in modo sostenuto allora eh, magari questa, queste maggiori aspettative vengono più che compensate dall'aspettativa di una crescita sopra la media. Quando invece la crescita inizia un po' a rallentare, allora prevarranno eh, i contro, gli aspetti negativi del rialzo dei tassi. Perfetto, Massimo. Allora, ritornando al report, iniziamo con le domande. Ritornando al report, puoi mostrarci in che modo ha reagito il servizio Weekend Option nel periodo più buio della storia dei mercati, ovvero durante il coronavirus e in che modo poi... Si è ripreso in che modo si è mosso, sì. Allora, diciamo che il periodo del, del coronavirus è sostanzialmente questa questo leggero drawdown, per, però, diciamo è più facile vederlo eh, in termini di, eh, di rendimento mensile. Okay? Mm -hmm. Quindi questi sono, eh, del, del eh, questi sono i rendimenti mensili del portafoglio, questi sono i rendimenti dell'SP. 500 eh, diciamo che c'è stato eh, sostanzialmente non ci sono stati grossi svarioni allora in quel eh, in quelle giornate allora, essenzialmente le giornate critiche sono state sono state tre ricordo bene cioè tre giornate in cui l'SP 500 nella sessione notturna vale a dire nella sessione che partiva alle alle 24, ora italiana, eh, è stato bloccato per eccesso di ribasso. Quindi ha toccato il limite del 5% e lì si è bloccato tutto fino all'apertura dei mercati americani alle 15:30 del giorno successivo. Ecco, sì. gli indici europei neanche a dirlo, hanno fatto anche variazioni eh, quasi a doppia cifra. Eh, ecco, in, quel, in quei giorni lì comunque ehm, non non avevo un'esposizione un un non coperta, cioè avevo degli spread di calendario, degli spread diagonali. E quindi queste sono strategie che consentono di, eh, di dormire tranquilli, nel senso di stare tranquilli anche se il mercato fa in meno 30, perché la perdita massima è predefinita dal costo di apertura oppure dal costo di apertura modificato con con Un piccolo delta, quindi eh, diciamo che eh, sono, sono eh, passati abbastanza le giornate sono passate abbastanza indenni. Poi, un'opportunità che si presenta quando, quando eh, ci sono questi spike di volatilità. Un'opportunità importante è quella di eh, vendere le opzioni, però eh, bisogna farle in modo culato, perché se l'indice eh, un 5% dell'indice eh, quando sta a 3000 eh, significa eh, 150, 150 punti. Eh, quindi eh, se io vendo un, un put-front ratio spread, come l'esempio che ho mostrato prima, eh, devo dargli almeno un 5% di strada prima di arrivare alla soglia critica. La volatilità in aumento mi consente di allargare questo range a costo zero mentre se io opero in un contesto di medio-bassa volatilità come quello attuale io riesco a fare ad esempio un orizzonte di 10 giorni, 12 giorni riesco a fare un range di 100 punti a costo zero con una volatilità che esplode al 30, 40, 50% io riesco a fare un 5, 6% di range eh, a costo zero e questo mi, mi dà assolutamente delle possibilità in più e, e quindi... Nel mese di aprile, eh, quando ho visto diciamo, che eh, c'erano diversi elementi che facevano pensare a, ad un rimbalzo, eh, ho attuato anche delle strategie di, di tipo asimmetrico, come la vendita di, di due opzioni contro una, quindi i put o call front ratio spread, che mi hanno consentito di, eh, di recuperare le perdite già, eh, già nel, nel mese di aprile, ecco, sostanzialmente. Quindi, eh, il, diciamo, il primo trimestre è stato negativo, meno 16% nel, 2000, nel 2020, ma eh, io perché gennaio ho, ho iniziato male perché mi aspettavo uno storno, eh, quindi pr prendevo delle posizioni tendenzialmente ribassiste o comunque sia che mh, non beneficiavano del rialzo. E poi c'è stato l'evento, diciamo l'evento che non è stato un one shot, ci sono state comunque delle informazioni che, sono, eh, che si sono sedimentate giorno dopo giorno, che hanno dato eh, avvio a quel periodo turbolento, seconda metà di febbraio eh, fino intorno al 20 marzo. Ecco, in, in questo contesto qua, anche con gli spread di calendario e con gli spread diagonali, ecco sì fa un'enorme fatica a individuare un range plausibile per l'indice nel giro di una settimana, cioè l'indice eh, faceva delle sì. variazioni del 6-7% un giorno mi sembra che abbia perso eh, più del 10% e, ecco in questo caso comunque qualsiasi strategia si fa eh, diciamo si, si, si rischia di perdere però allo stesso tempo eh, si rischia di perdere se l'indice va molto distante dai livelli individuati però se l'indice eh, naviga in quei livelli, cioè fa un su e giù, ma poi ritorna a quel livello che aveva individuato. Si guadagna in modo sensibile proprio perché il, lo spread di calendario e lo spread diagonale vendono un'opzione a breve che eh, si svaluta molto di più quando eh, la volatilità è alta. Eh, adesso dalla vendita di un'opzione at the money eh, ho una volatilità. Eh, intorno al 15%, ecco. A quei tempi avevo una mortalità intorno al 40%, quindi incasso molto di più se devo vendere un'opzione e quindi eh, ci sono maggiori rischi, ma eh, ovviamente anche ma maggiori potenzialità di profitto. Poi, certo. poi l'anno ecco, è, andato, è andato discretamente, quindi sono stati eh Beh, si è chiuso a più trimestre. 77, giusto? Se non erro. Sì, sì, sì. Sono stati mesi molto positivi, il secondo trimestre, il terzo trimestre, un po' diciamo laterale, un po' di interlocutorio. E poi il quarto trimestre, molto positivo. Eh, Ottimo: quindi... possiamo comunque dire che non ci sarà un evento paragonabile a quello del coronavirus sui mercati. E poi hai chiuso comunque: Weekend Option ha chiuso comunque l'anno in maniera eccezionale, più 77,40. Perfetto. Eh, Massimo, capitale minimo per poter usufruire del servizio. Allora il capitale consigliato eh, consigliato nel senso che si eviterebbero degli acquisti di opzioni deep out of the money, cioè delle opzioni lontane per, eh, per entrare nei margini, per stare nei margini. Eh, ecco, il capitale consigliato eh, è 20.000 dollari, però eh, ovviamente si può fare anche con 10.000 o anche meno. Quello che mi sento di consigliare sì. comunque è di non, eh, di, di non mettere un capitale troppo limitato, per, perché poi eh, si devono fare degli aggiustamenti ulteriori rispetto a, alla, strategia, alla strategia principale. Quindi, ad esempio, un put front ratio spread come quello di prima, ecco, magari necessitava dell'acquisto di, un, di, di una put distante a 3,600 o 3,500. Per poter stare dentro ai 10.000 ok questo per dire certo. eh, però diciamo ecco capitale 15.000 20.000 dollari capitale consigliato ecco non scendere sotto i 10.000 ok è necessario un broker in particolare senza fare nomi massimo dici quali caratteristiche <ride> deve avere un broker per poter seguire il servizio <ride> Allora, sì, il nome l'abbiamo in realtà già fatto. <ride> sì, sì è quello che li, visto... tu, Certo, certo, certo. <ride> allora. Quando abbiamo diciamo visto che, la tua eh, Ne ho provati diversi. Diciamo che il broker: le caratteristiche che deve avere ehm, sono, innanzitutto, costi. Vabbè, quella è la prima cosa che si guarda i costi eh, competitivi, quindi questo è immediato il confronto operatività per singola opzione. Eh, quanto viene paga, fatta pagare sì. l'operatività su singola opzione? Eh, ma un aspetto non secondario è la presenza di strumenti analitici oltre che eh, strumenti di trading. Quindi il broker mi deve consentire di fare queste cose qua: di avere il monitoraggio del eh, payoff delle posizioni che ho aperte. Mi deve consentire, per esempio, di eh, fare questo profilo. Di, ehm, di una strategia che voglio implementare quindi adesso la sta caricando ok quindi i broker che hanno sì. costi competitivi che hanno eh, la possibilità di eh, dare queste informazioni ecco consentono un'operatività molto molto più serena altro aspetto possibilità di fare qualsiasi cosa e soprattutto le strategie spread. Ci sono broker che fanno inserire gli ordini per singola opzione separati e questo mi provoca dei rischi non indifferenti di execution, soprattutto quando il mercato è piuttosto ballerino. Ecco, in questo caso io metto qua le opzioni che voglio tradare e poi Trasmetto l'ordine e eh, l'ordine viene eh, eseguito come un blocco unico, quindi viene comprata un'opzione 4150 call e vengono vendute due opzioni eh, 4200 call eh, simultaneamente. Ecco, questo è un, fattore, un altro fattore importante per, per avere per avere la massima efficienza nell'operatività e poi massima libertà nel, nel poter fare negoziazione in qualsiasi ora, ora del giorno e ecco diciamo queste sono secondo me le caratteristiche principali certo perfetto massimo allora in questa sessione non avremmo potuto mostrare quella che è tutta la sfera delle tue competenze ma di volta in volta ci saranno dei webinar dedicati per, per mostrare appunto la, la tua conoscenza nel mondo delle, delle opzioni, la tua professionalità. Quindi di volta in volta approfondiremo sempre di più quelle che sono le tue strategie, le tue tecniche operative. Io ti ringrazio enormemente, Massimo. Mi riprendo il controllo dello schermo. Grazie a te. Non ti sento, Luciano. 0875 6444 con scritto weekend option. Dottor Foglia, Massimo Foglia, promo lancio. E noi vi forniremo tutte le informazioni riguardo alla promozione in sé e riguardo anche al servizio, qualora aveste bisogno di maggiori informazioni. 320-875-6444 per il compenso settimanale dell'investitore rivoluzionario e devo dire che i risultati mostrati dal dottor Foglia sono davvero eccezionali. Massimo io ti ringrazio enormemente, complimenti per l'esposizione, complimenti per la tua bravura, per la tua professionalità. Grazie, grazie mille a te e a tutti i partecipanti. Grazie, grazie a tutti. Grazie mille, di nuovo una buona giornata.